Altro giro ed altra prova incoraggiante per la Trentino Diatec. Dopo aver asfaltato Innsbruck per 3-0 appena una settimana fa, è stata la volta della Copra Elior, sfida dal retrogusto tricolore. Il test match si è chiuso con la vittoria dei Trentini per 3-1. Da sottolineare un'altra prova da circolino rosso dell'opposto Zabò, 29 punti con il 58% a rete e 4 ace, e anche di Solé, 8 su 12 in primo tempo con un muro. Il processo di crescita del nuovo gruppo trentino firmato Sergnotti dunque prosegue a vele spiegate. Saranno ancora due le amichevoli di lusso che Sintini e compagnia disputeranno prima della Supercoppa contro Macerata del 9 ottobre a Trento. Sabato 28 settembre contro Verona alle 19.30 e sabato 5 ottobre alle 19 contro Casa Modena. Protagonista sarà sempre il Palatrento.